Continuiamo a vedere questi esercizi. Il sistema F è costituito da un peso che scende, un rinvio e due ruote. Va bene? Che ruotano? Eh? È soggettiva la cosa. Forse lì sulla fluidodinamica sono un po' più simili. Questi sono un po' più, diciamo, c'è cioè, un po' più di fantasia da applicare, ma allora, nello specifico, questo esercizio, come tutti gli esercizi, si divide in due sottosistemi, il sottosistema delle due masse e il sottosistema della massa che scende, va bene? Si studia la massa che scende, ci si mette. Ma se la continua va bene lo stesso. Eh? Continua va bene lo Bueno, se ne fa anche tre, ma questi due sono un corpo unico, va bene. Questo non ha applicazione di forza, quindi questo qui ti fa solo il momento di inerzia e basta. Non ti caratterizza altro. Ti torna. La forza applicata qui e basta, va bene. Sì, ma l'accelerazione, questo influenza l'accelerazione sono termini di momento di inerzia. Poi il resto. Ok. Allora, prima cosa, qui non vi dà la parte, dovete trovare la parte cinematica, va bene? Vi dà l'omega che vuol raggiungere e il tempo in cui lo vuol raggiungere, va bene? Qui dovete rilevare il beta, chiaro? Che è uguale a 30 fratto T, chiaro? Quindi è 3 radianti fratto secondo quadrato. Ok? E questo è il beta del disco. Il disco ovviamente è unico, è fatto di due dischi, ma di fatto è un disco solo. Questa seconda parte serve solo per caratterizzare il momento di inerzia. Va bene? Si determina il tiro. Avrò mg e tiro e avrò un'accelerazione verso l'alto, va bene? Verso il basso, sì, scusa. Sì. L'accelerazione è beta per R2. Ok? A questo punto fa l'equilibrio del disco. Mg meno T uguale M per A. Quindi A è uguale a 3 per R2 che è 0,075 metri secondo quadrato. Sostituisco M grande è 2. All'incognita, quindi viene M 9,8 meno A uguale a T. Va bene? A questo punto entro il secondo sistema. Calcolo il momento di inerzia, momento delle forze esterne rispetto ai baricentro. È uguale al momento di inerzia rispetto al baricentro per l'accelerazione angolare. Il momento angolare rispetto al baricentro è il momento di inerzia dei due dischi. Quindi è M2 R2 alla seconda più M2 R3 alla seconda. M3 R3 alla seconda. Fratto 2. Serviva per questo il secondo disco e basta. Sostituisco valori. Yes, per R2.075 alla seconda, fratto 2, più 20 per 0.3 alla seconda, fratto 2, e viene 0.928. Il momento delle forze esterne è semplicemente il tiro per il raggio R2, quindi è T per R2 uguale a 0,928 per 3.
Quindi T uguale a 0,928 per 3 fratto R2, 0,075, punto 928 per 3 fratto punto 0,75, viene 37,1 newton. Sostituisco qui e ricavo M incognita è uguale a T 37,1 fratto 98 meno A, che è 0,225. Ma mi dici, per calcolare il giro, Sì, è M3 R3, sì, R3, sì. È difficile? Eh? Basta torni i numeri. 3,87 kg. Ok? Fine. Se di peggio. Sì. Dov'è il tipo? Qui. Il momento delle forze esterne. Cioè, semplicemente questo disco c'ha solamente il tiro, no? Il tiro per i raggi. Eh? Per te conta solo per il momento di inerzia. Perché questo sistema che gira, il disco M3 rallenta l'accelerazione, perché gli fa da momento di inerzia. Secondo me ancora non avete ben capito il concetto di momento di inerzia, secondo me, fra le tante cose. No, per il caso di come è sarebbe calcolare il D, perché ogni volta cambia forma, Tu devi ragionare. E questo è questo il punto è è il problema. Poi lo questo. stesso è Il vero. punto è questo. Tu devi imparare a calcolare io. Qui tu hai un corpo che gira, tu hai un disco che gira, un altro disco che gira. Si sommano due momenti di inerzia, no? Ti torno. Se levo questo disco qui e fa girare solo questo, accelera di più. Il disco sotto. Si può trovare anche i bit, insomma anche i bit sopra. Se c'è anche i bit, sono questi. Questo disco, tu dovevi fare un sistema qui, tu avevi un tiro qui e un tiro qui che erano diversi, perché questo nel passaggio della tensione rallentava. Quindi T questo qui doveva essere maggiore rispetto a questo T qui. Perché? Perché doveva far girare anche la rotellina. Quindi allora questo T qui, T1, doveva essere maggiore perché doveva in parte accelerare la rotellina, in parte trasmettere il T per poi girare il disco. Quindi se c'era, questo qui aveva una massa M4, tu dovevi fare T1 per R di B, metti che questo avesse R4, meno T2 per R4, uguale al momento di inerzia del disco 4, rispetto al suo baricentro, per l'accelerazione B4 di questo disco. Perché a quel punto dove mette rotazione anche lui. Se invece la massa trascurabile, questo tu lo togli e quindi questi due sono T1 uguale a T2. Questo è il concetto della meccanica, dovete un po' averlo capito. Se non avete capito questo, è chiaro che adesso di più tutti gli esercizi. È chiaro il concetto? Eh? Se c'è un disco che gira, per farlo girare ci vuole ampliare una certa forza, se no non gira. Questo è il concetto. La formula è questa. Il momento che deve applicare deve generare un momento di inerzia e un'accelerazione. Se aumento questo, devo aumentare questo per avere questo uguale. Chiaro? Siamo. Se invece questa è massa trascurabile, queste due forze, questi due tiri sono uguali. Chiaro? Mi torna? Sì o no? Eh? Io non so come spiegarlo. Mi sembra una cosa abbastanza semplice, detta, ridetta, ridetta 100 volte. Si parte sempre da questa equazione. Non mi sembra ci sia fatto altre cose. Chiaro? Che è uguale a questa.
Questo è peor pietrasino, questo è peor pieruota. Più facile così? La massa è un'inerzia, devo vincere per accelerare. Cioè, se non ha più una forza, questo non accelera. La massa ostacola l'accelerazione. Il momento di inerzia ostacola l'accelerazione di rotazione. Frena la rotazione. Cioè, se io metto il diametro del disco, ci vuole più forza per portarla alla stessa accelerazione, perché ha più momento di inerzia. Così come se aumento la massa, ci vuole più forza per fare la stessa accelerazione. Quindi è difficile questo concetto? È questo il concetto, non ce n'è altro. È chiaro, se devo far girare un disco, ne devo far girare due, qui ho bisogno di più forza. Citando fa già anche il secondo, quello che E le cambia. collegavo a un albero. Quindi dobbiamo fare Tu devi far girare due, è come se questi due dischi fossero, si attaccavano a quell'altro. È come fosse un disco solo, sì. No. O mi sbaglio? Non mi sbaglio? Vabbè. La forza è applicata qui, quindi il momento lo genera questa forza per il suo braccio di estraneo qui. Se la forza era qui, era il raggio di lo grosso. Cioè, vedo grossi problemi, li vedo. Cioè, vedo di avere il ragionamento in testa. Mi torna? Tutto chiaro. Però fare l'esercizio di fare, va. Faremo una bella mangiata a settembre, attenzione. Avevo un po' l'estate per rafforzare. Io ci ho messo talmente tanto impegno, quindi se io mi riesco a fare. O rinuncio al fatto che voi sapete la meccanica, se no. Io, ditemi che vi manca, io vado, vi rifò tutti gli esercizi, ve li do, ve li può fare e ve li rifò tutti, quindi io sì, l'avete tutti risolti, quindi No, ora. ma se io mettevo la moto motore, più tanto vado a vedere, cioè io Ma non abbiamo motore, chi te la genera? Non tu ce l'ha un motore. però, ma che se c'era solo, che fa a Il muoversi? tiro di filo. Il motore è il filo e la massa è lo tira, in questo caso. In questo caso il motore è il tuo problema e la massa è lo tira. Il motore è la forza di gravità. È la coppia motore se c'è un motore, invece, ma il motore non c'è. Chiaro? Chiaro? Cioè, voi dovete capire l'origine, ciò che crea il movimento. Qui chi lo crea il movimento? C'è la bandiera del mondo, la Eh? Addirittura. ma che se la massa esce pure, poi la massa Beh, e la massa, qual è la grandezza che genera movimento qui? Qual è la forza che genera movimento? forza parallela. Cioè, quando avete un esercizio, ponetevi il problema di chi genera movimento, eh? Chiaro? Allora, questa è una ruota, quindi lo trasla, va bene? Chiaro? Quindi, qui avrete due sistemi. Ah, attraverso un sistema solo, avete il sistema ruota. Sistema ruota che avrà una forza elastica, la P parallela, e siccome la P parallela è verso il basso, tirare verso qui, avrete la forza d'attrito che va verso. Chiaro? Fatto questo, l'esercizio è fatto. Sarebbe la moda del A questo punto, che cosa fate? Primo punto, equazione cardinale uguale a 0. Momento di forze esterne uguale a 0. Chiaro? Però per evitare problemi, fate momento di forze esterne rispetto non a G ma rispetto a C. Chiaro? A questo punto di contatto. Perché se fate la prima ci dovete considerare anche FA. Chiaro? Quindi, momento di forza esterna uguale a zero, avrete P parallela meno FE per i raggi entrambi uguale a zero.
eliminate raggi, avrete P parallelo uguale a F. Quindi avete MC seno di 30 uguale a K per l'allungamento. E trovate l'allungamento. Eh? Arrivavo dopo. Questa può essere leggermente più da persone che ragionano. Vero? Vero o no? Eh? Questo? Beh, ora la domanda ha fatto Rossi, giustamente. La forza d'attrito. Secondo me a te la forza d'attrito. Per il momento, però c'è sempre la prima equazione cardinale, deve essere rispettata. Quindi, quant'è la forza d'attrito? Ragazzi, vedete, vi manca ragionamento meccanico. Non è un problema della difficoltà dell'esercizio. Voi ancora non ragionate, e questa è la crescita che ci si aspetta da una terza a meccanica. Crescere come ragionamento. Voi ancora non vedete il problema, lo fate in maniera meccanica. È uno dei grossi problemi. È questo il salto di qualità che vi si chiede, che giustamente, come vediamo, non è avvenuto. Voi piano piano dovete farlo avvenire, perché sennò gli esercizi diventano tutti difficili, perché voi non avete fatto il salto di qualità. Siete dei grandi studiosi, quelli poi sono, c'è una parte che studia nemmeno, quindi quelli è inutile prevedere. Però quelli che studiano, ancora studiano in maniera meccanica. Non hanno ancora. E questo è un salto che non vi può fare io, è un po' come il tennista, no? La differenza tra il tennista normale e il tennista ampio. C'è quella dose per cui fa il salto di qualità. Quanto sarà la forza d'attrito? Banale. Un pensare tanto, Samu, un pensare tanto, pensa pochissimo, perché è banale. E quindi siccome sono uguali, e siccome sono uguali, quanto sarà la forza d'attrito? Sarà zero all'equilibrio, perché la ruota sta ferma e quindi non c'è bisogno che ci sia la forza d'attrito. La forza d'attrito nasce al momento della ruota comincia a rotolare. Se non rotola, sta ferma, forza d'attrito, e non serve una sega. È come un corpo di massa m e sta fermo. Cioè la differenza fra una ruota e una massa è trasla. Qual è in questo momento? È il momento che sta fermo. C'è differenza. Quindi la forza d'attrito c'è. Eccolo. Perché la forza d'attrito serve solo al momento della ruota comincia a rotolare. Se non rotola, non c'è. Lo dice anche la prima equazione cardinale. Risultato delle forze esterne uguale a zero. Avrò P parallelo meno FE meno FA. Ma se questi due sono uguali, che questo due vale 0, 0 meno F uguale a 0, quanto farà? FA uguale mi sbaglio? Mi sbaglio? Il ragionamento meccanico manca. Lo capite? Lo capite che manca o no? Quindi dovete esercitarvi a ragionare se con le formule o con la testa. Chiaro? Secondo punto. Ora è passato un anno, quando vi dicevo che era molto difficile la specializzazione, per ragione. Basta un po' aver detto le bugie. Vi ricordate quel pomeriggio, il sabato, lì a parlare, dicevo io. Torna tutto, vero? Cioè, questo è difficile. Perché siamo ricercati? Perché comunque c'è una selezione umana di gente per arrivare a certi ragionamenti deve un attimo sbattersi, allenarsi, chiaro? Scegliermi poi quale deve essere la start e la stiappa se voglio ruota acceleri con una certa accelerazione. Va bene? Allora, vi do un'accelerazione A, subito voi rievate la B, chiaro? Va bene? Ci siamo? Quindi rievate la B, che sarà uguale ad A fratto R, e quindi è 0,05 fratto il raggio della ruota che è 30. Va bene?
trovate l'accelerazione di B e viene 1,67. Applicate l'equazione cardinale in C come avete sempre fatto e avrete che la P parallela per il raggio meno la forza elastica per il raggio è uguale a il momento di inerzia rispetto al punto di contatto per beta. Risolvete tutto risolvendo la forza elastica. Chiaro? Che è l'unica incognita del vostro problema. L'EDC, lo sapete, è 3 ottavi m di alla seconda, dove il raggio è 0,06. Va bene? Riavate F da questa, F è uguale a P parallelo meno R meno IC per R, scusate, meno IC per beta. R. Una volta che trovate F, avendo l'allungamento che avevate prima, l'allungamento all'equilibrio, avete che il K è uguale a FE fratto delta L all'equilibrio che avete trovato prima. Chiaro? Tutto chiaro? Ma l'equilibrio che serve Prima avete trovato un delta L all'equilibrio. Tu levi la molla, tu ne metti una con K più piccolo, tu lasci lo stesso allungamento, accelero. Chiaro? Quella all'equilibrio. Quello che ho fatto nel primo punto. ma se c'era non è più un tipo di equilibrio, no? Eh no, perché te tu hai la molla allungata, tu metti un'altra molla allungata uguale con K minore e si accelera. Al Quindi per pelle aumenta. momento che parte accelerare aumenterà, ma al momento che spunta l'accelerazione, cioè se te col corpo fermo metto una molla che abbia un K più piccolo, allungata uguale a quella di prima. Il corpo comincia ad accelerare con quell'accelerazione lì. Chiaramente, poi via via il rapporto tra accelerazione e forza cambia, infatti ci si ferma, perché per fare proprio il tipo di esercizio ci vuole competenze di matematica e quest'anno non avete, non si fanno, le farete anche in ingegneria. Tu puoi trovare solo il momento in cui io metto la molla tirata allungata uguale, con K diverso, quanto parte. Poi da lì poi tutto lo scenario successivo. Ovviamente anche la forza della molla non è più costante ma è variabile, allora ci vuole una derivata. Quindi questa equazione diventa un'equazione differenziale. Perché questo dipende da questo è variabile. Chiaro? E dipende dall'allungamento. Quindi poi diventa un esercizio di. Diventa questa diventa un'equazione differenziale, se tu vuoi vedere come sviluppa. Tant'è vero, in moto successivo è un moto armonico, perché si allungherà, si accorcerà, si allungherà, si accorcerà, si allungherà, si accorcerà. Perché via via si allunga, aumenta la forza, aumenta il momento le forze che contrastano la forza parallela, finché la guagliano, la superano, tira indietro. Tornando indietro, diminuisce la forza elastica, aumenta la, e arriva avanti e via. E nasce un moto armonico, ma lì diventa poi un problema che farete in ingegneria. Tutto chiaro? Rossi, tutto chiaro? A posto, avrò un esito positivo dal prossimo compito da parte tua. Questo, se vi resta difficile, è nella norma. Questo capisco che possa rimanere ostio. Facciamo velocemente, ma. Una figura riportata, massa incagliata NO di massa M40L e di lunghezza 300. Una pallina di massa M la colpisce con una velocità di 40 metri al secondo. Se una molla di ostante elastica attaccata all'asta posizionata nel punto più basso dell'asta stessa, tirate M di quanto si accorcia la molla dopo l'urto e la pallina si suppone rimanga attaccata all'asta. Allora, qui abbiamo sempre la conservazione della quantità di moto, chiaro? Il problema è che abbiamo una forza esterna e questo può creare un piccolo problema. Questo
bene? Quindi qui che cosa dobbiamo fare? Però questo esercizio difficile, non ve lo do, stai tranquillo. Prima dobbiamo trovare l'omega di quando la pallina colpisce l'asta e si osserva la quantità di moto. Cioè fate m per v per il raggio, che sarebbe L, per il seno di 90, perché il prodotto vettoriale sarà la quantità di moto e braccio, e quantità di moto e braccio forma un angolo 90 gradi, chiaro? È uguale a il momento di inerzia dell'asta rispetto ad O. Ricordatevi che questo è il momento di inerzia rispetto al baricentro, più Einsteiner, più la massa dell'asta per l'L quadro, e quindi fa m L quadro terzi. No, comunque, voi risolvetela in questa maniera, va bene? M L quadro dodicesimi più m L quadro quarti, perché sarebbe L mezzi, va bene, è quadrato per L quadro quarti. Ok? Perché questo rispetto al baricentro. Quindi sarebbe M L quadro dodicesimi più M L quadro quarti e fa M L quadro terzi. A parte questo, per omega, riavate omega, sarebbe Einstein. La distanza tra il baricentro e il punto O, questo qua. Chiaro? Sarebbe m quadro metri, m mezzi alla seconda, l quadro pari. Una volta elevato omega, fate un altro esercizio, cioè l'energia cinetica, un mezzo, il momento di inerzia rispetto ad O per omega alla seconda, si converte in energia elastica, K delta L alla seconda. Questo era di livello medio difficile. Posso si può produrre, cioè Lo mandi dovete dire in due fasi. l'inizio non si considera anche la pagina, quindi rimane attaccata. Giusto, bravo. Bravo, giusto. Quindi il momento di inerzia è l'altro, il momento di inerzia è la pallina. Il momento di inerzia è la pallina, è la massa della pallina per la distanza sua dal baricentro, da O. Quindi è L quadro. Riavi l'omega, una volta arrivato l'omega per l'osservazione della quantità di moto, l'energia cinetica dell'asta si converte in energia elastica ed è questa. Quindi sono due fasi, due esercizi diversi, la prima fase e la seconda fase. Ok? Però questo siamo già a un livello alto. Però capito, capire come si scambiano le energie e i movimenti tra vari corpi e urtano. Vediamo l'ultimo. L'ultimo vi riesce, c'è bisogno di farlo, è abbastanza facile, no? O vorrei essere difficile anche l'ultimo? Eh? Ma vi resta difficile, no? Questo vi resta difficile anche questo? Boh, sono buono di voi. Qui di difficile c'è solamente da mettere reazioni vincolari. Qui verso l'alto, verso il basso uguale, qui ci avrò un momento e una forza orizzontale, va bene? E un H, mettiamo B, questo è B, questo è A, avrò un VA, va bene? Ci siamo? Porto questo, gli do le due componenti, la componente FD, chiamando questo punto di Y, e avrò FD di X, FD di Y è uguale a 3500 per il seno di 40, FD di X è uguale a 3500 coseno di 40, ho portato tutte le componenti nella direzione giusta, mi metto per esempio in B, a fare il momento, va bene? E avrò le mie incognite sono M, HB e VA, va bene? Equilibrio dell'asse X, avrò
HB avrò f di x meno HB meno 800 uguale a 0 e ricavo HB. Ok? Poi lungo y avrò f di y meno va uguale a 0 e ricavo va. Sono questi 1500, Un 3.500. non Poi, infine, poi il momento rispetto a B sarà il momento M che è applicato a B. Ok? Poi sarà il momento di questa. Questo gira così, questo gira uguale, sarà 800 per L-H. Posso fare due modi, o lascio così, se non fuoco, trovo questa altezza qui, va bene, è 800, L-H, e siamo a posto, va bene, perché questo è il braccio, questo qui è L-H, va bene? Più il momento. Più la forza di questo, più questo invece è negativo, meno f di y per questo braccio che è L seno di 25, poi avrò f di y. Sarà anche lui negativo, meno f di y per, questo è 3,50, dovete ricavare questo qua. Va bene? Ed è h uguale a questo qui, come chiamavamo, OH tangente di 25. Quindi ricavate H uguale a H fratto tangente di 25 e quindi sarà F di Y per OH più 350, ovvero 0,35. Perché è tutto questo, va bene? No, scusate, il disegno è talmente piccino. È questo qui. Quindi se questo è L, questo OH è L coseno di 25, sarebbe questo pezzetto qua, quindi questo è il braccio di F di Y. E più abbiamo meno 0,6, 0,6. Poi avete, questo è VA, VA gira come loro. Quindi più VA per 0,35 più H uguale a 0. Da tutto questo ricavate l'incognita che è M. Perché F di X ce l'avete, F di Y ce l'avete, VA l'avete ricavato qui e quindi vi resta incognita. Questo è più geometrico di difficoltà. Il momento di inerzia di questo è questo, il momento di questo è questa distanza qua che è 0,35 meno 0,6 più questo pezzetto qui. Ok? Magari fate la figura più grossa, vi viene meglio. C'è rimasto l'ultima serie di esercizi, quelli avete guardati? No. Ok, guardiamo velocemente anche quelli. Se ce la facciamo. E da questo lo tiro fuori. Rifateli tutti per bene. Da qui tiro fuori l'esercizio. Se vuole altro per vedere compiarsi la vita ancora. Troverai una di queste figure. Magari abbia le comande. Se c'è l'accelerazione ti do la forza. Ma l'esercizio è uno di questi orbi. Chiaro? Prendo un testo e magari cambio.
la comanda, ma il testo è quello, ma l'esercizio, la figura è quella, va bene? Quindi rifate bene tutti questi, alla luce anche di quelli che abbiamo rifatto, a capire le forze in gioco e tutto. Un corpo cilindrico di massa 150 kg di raggio R disposto sul piano creato di Usio Noce, mi viene attaccata una corrente a favore di Usio Noce l'inclinazione, va bene? Ed è sottoutilizzata una forza costante e parallela, quindi qui abbiamo di Usio Noce il valore, va bene? Perché 2 terzi mg la massa la conosciamo, va bene? Quindi si conosce la forza, va bene? Ora bisogna calcolare chi prevale tra la forza F e la P parallela. Va bene, la forza F è 2 terzi mg, la forza parallela è mg seno di 30, va bene? Quindi questo è un mezzo, è certamente più piccolo di questo, perché seno di 30 è un mezzo mg, questo è 2 terzi, quindi prevale F, quindi va verso l'alto. La forza di tiro è questa, la forza d'attrito la trascuri, non è importante. Può calcolare il momento delle forze esterne, avrò qui la P parallela che ce la metto già lui, va bene? Quindi il momento di forza esterna uguale al momento di inerzia per B. Quindi il momento di forza esterna sarà la forza F per il raggio meno la P parallela per il raggio uguale al momento di inerzia rispetto a C per beta. Da qui ricavi beta, il C lo sai è 3 ottavi MR quadro, MD quadro, va bene? Ricavi beta, una volta ricavato beta ricavi A del baricentro, che è beta per R, e lui ti chiede il tempo impiegato per fare uno spazio di 40 metri, l'equazione oraria S40 uguale 1/2 A, che ce l'ha qui, per T alla seconda. Quindi T è uguale alla radice di 80 fratto A. Va bene? Tutto facile? Riguardate i risultati, sono questi gli esercizi, si scappa da qui. Ma Beh. perché l'hai messo Perché? F sul corpo? Perché F prevale su P parallelo. Non ce lo mandai già, non puoi via ve lo mandare. La P parallela è un mezzo mg, la F è 2 terzi mg, quale prevale? F è mg, F è P parallela. Ah, è un mezzo di Il seno di 30 è un mezzo. Il seno di 30 è un mezzo. Il seno di 30 è un mezzo, 0,5, proviamo. Questo è l'esperienza, ti prego. Questo è 0,5, questo è 0,66, che prevale? Va bene? Andiamo avanti. Questo, anche questo qui, non vi fate ingannare dal doppio disco. È un disco, è un doppio disco. Un doppio disco. Quindi cosa dovete fare voi? Dovete trovare il momento di inerzia rispetto al baricentro di 2 dischi. M. Avete M, R piccolo è quadrato fratto 2 più M, R grande è quadrato fratto 2. E questo è il momento di inerzia rispetto a G, va bene?
VT, VAT, l'accesso tangenziale. Ok, ora, questo disco piccolo lui non lo considera, considera, a meno da quelli che lui, perché dà solo un raggio, non dà il secondo raggio. Se dà due raggi, le dà due raggi, io ne vedo. Quindi sono, ah sì, li dà, scusami. Quindi anche il momento di inerzia. Così, va bene? La somma dei momenti dei due dischi. Poi, momento delle forze esterne, avrò F per R piccolo uguale momento di inerzia in chi per beta. E riavo in beta di sotto il disco. Eh? E le attaccava lì. Ma perché tu fai queste cose? Sveglia, ragazzi, sveglia. Riavo beta per riavare la velocità tangenziale, beta per R piccolo, questa è la velocità tangenziale. Se io invece voglio la velocità tangenziale rispetto al disco grande, sarà beta per R grande, e la velocità in questo punto. Allora, siccome però il corpo rotatrasla, se mi chiede la velocità in questo punto D, sarà beta per D, nel punto D, perché il beta, ricordatevi, è anche intorno al C. Chiaro? Ora ho detto una bischierata. Il momento delle forze esterne dovete farlo rispetto al punto di contatto, perché questo non lo dice, dovrebbe rototraslare. Va bene, quindi il momento rispetto a C è uguale a dc per beta. Quindi questo qui dovete farlo rispetto a C, ovvero più m poi fatto tutto no, che questo rotola, quindi poi è mr alla seconda, perché il baricentro per la distanza cc, perché tutto questo corpo rotola intorno a c, quindi deve fare il momento di inerzia rispetto a g, Einstein. E quindi fare B, riavarlo così. Una volta arrivato B e... Eh no, perché questa ruota, perché ruota, è la ruota grande che genera, cioè è questa ruota grande che fa questa rotazione. Capito? La rotazione... E quando tu vai qui, tu ci devi mettere che il momento di inerzia delle forze esterne è F per R grande meno R piccolo. E tu fai il momento di net e tu fai rispetto a questo braccio qui. Chiaro? F grande meno R piccolo uguale al momento di inerzia rispetto a C per beta. E tu trovi questo beta qui che è lo stesso beta del disco. Questo era un po' più... Però cioè, il 15 l'ha fatto sia il piccolo della grande e poi Perché se tutto questo disco ruota intorno a questo punto, tu devi pigliare la massa nel baricentro di questo disco per la distanza da il punto C, che è R quadro grande. Quindi tu hai la forza F che rispetto a questo punto C ha un braccio R grande meno R piccolo. Ok? Che fa questa rotazione qui la ruota. Capito? Quindi questo disco qui è come se rotasse come fosse un corpo unico intorno a tutto il sistema. Ma mi indietro, Quindi devi trovare il momento di inerzia di questo disco rispetto al suo baricentro più la traslazione di tutto il gruppo rispetto al punto C. La velocità tangenziale quando fai beta. Dipende dal tempo, non te lo dà, dipende, ti chiede solo l'accelerazione, perché la velocità tangenziale dipende dopo quanto tempo tu la misuri, perché varia di continuo, perché tu c'hai l'accelerazione. Ti devi dire la velocità tangenziale dopo 5 secondi, ma non te lo chiede. l'accelerazione periferica è Sì, l'accelerazione. poi dipende in quale punto te lo chiede. Probabilmente te la chiede di baricentro a G,
fai beta per il raggio grande. Va bene? Non ti dice di quale punto, uno dà per scontato sia il baricentro. Se è piccolo, come No, ruota tutto rispetto a questo punto. Semmai ti voglio chiedere di punto D o di questo punto qui. Comunque la distanza da qui, va bene? Se di questo punto P F sarà beta per R più R piccolo. Non ci vuole nulla, va bene? sei intorno a questo. Se era di questo punto P F. Ruotano tutti intorno a questo punto. E ricordatevi che beta di questo è uguale a beta di questo. Chiaro? Questo va bene. Questo è un po' più difficile. E qui c'è due modi. Inizialmente scivola, quindi è una traslazione pura, va bene? Quindi non rotola. A un certo punto poi c'è la forza d'attrito e ne provoca il rotolamento. Quindi tu devi fare una prima fase in cui tu hai la risultante delle forze esterne uguale m per ag. E tu riavvi l'accelerazione a G. Chiaro? Quando arriva alla velocità di 8 metri al secondo, quindi con una certa V0 del baricentro, perché a questo punto tutti i punti hanno V0, perché il corpo sta traslando, perché scivola, non rotola, quindi non c'è forza d'attrito. Chiaro? Quindi non c'è rototraslazione, è come se fosse una massa che trasla. A un certo punto nasce l'attrito. Al momento nasce l'attrito, nasce una decelerazione, va bene? Meglio, comincia a rototraslare, partendo dalla velocità di baricentro G0, va bene? Perché si chiama lo scopo una reazione vincolare, cioè la forza d'attrito dovrebbe No, diciamo comincia a rototraslare, va bene? E quindi qui tu hai l'osservazione della quantità di moto a quel punto. Tu hai che la quantità di moto rispetto a questo punto, chiaro? Che è il punto C, questo è un po' più difficile. Tu hai che la quantità di moto che ha il disco, che è la sua massa per la sua velocità, per il braccio, che è l'R di disco, uguale al momento di inerzia di disco rispetto a C per l'omega che acquisisce. E quindi comincia ad avere un omega intorno a questo punto. E comincia a rototraslare. Attraverso questo tu riavvi l'omega e tu riavvi l'omega e comincia a rotolare. Questo era un po' più. Va bene? Eh? Diciamo questo c'era il discorso un momento davanti da ancorare. Infine l'ultimo, poi si va bene, vabbè, questo riguardato un po' semmai ve lo mando, se vi mando. Grazie.